Continuiamo questa nostra mappatura delle iniziative solidali sull'area Flegrea. Con noi oggi abbiamo Luigi Vorzillo di Pozzuoli Solidale. Innanzitutto, che cos'è Pozzuoli Solidale? Buonasera a tutti. Pozzuoli Solidale, io la definirei un'ennesima presa di coscienza, in un momento molto difficile. Nasce, diciamo, da una spinta che arriva da ragazzi e ragazze del territorio puteolano, in un momento molto difficile. Era l'inizio del lockdown, tutto era fermo, avevamo percepito che c'era da fare qualcosa, che comunque c'era gente che aveva bisogno, anche perché già si iniziava a parlare di problemi economici, quindi quelli che poi oltre a quelli di salute sono comunque importanti perché si era fermato praticamente tutto. E allora ricevetti una telefonata quella sera da due miei amici che poi sono anche loro i volontari del Carrello Solidale, di Pozzuoli Solidale. E mi dissero: guarda, vediamoci alla protezione civile perché diciamo che stiamo mettendo su qualcosa. Fu quella sera che, senza nemmeno farmelo dire due volte, andai, ci siamo incontrati e insieme a persone che diciamo non hanno fatto parte, faccio un esempio del ritiro merci, quindi hanno lavorato in regia, quindi da casa. Insieme a loro, coordinandoci poi con l'aiuto della Protezione Civile, abbiamo dato inizio a questo carrello solidale, quindi coinvolgendo tutte le attività commerciali sul territorio, dai supermercati, alle farmasanitarie, alle farmacie, chiunque potesse dare un contributo, semplicemente esponendo una locandina sotto un cestino, un carrello che invitava le persone a fare una donazione. Poteva essere un pacco di pasta, un pacco di farina. Un E pacco poi voi che cosa facevate? Recuperavate, sì, diciamo, questo materiale e poi. con l'aiuto della Protezione Civile che ci ha fornito poi il deposito, abbiamo iniziato a fare un vero e proprio ritiro giornaliero, con delle squadre che partivano da Pozzuoli Centro ed arrivavano a Monteruscello e parallelamente delle squadre, che erano sul territorio di Doiano, Monteruscello, Licola. E poi la sera ci incontravamo alla Protezione Civile e scaricavamo lì le merci. E con i volontari della Protezione Civile, dove poi abbiamo trovato una famiglia, perché all'inizio non ci conoscevamo bene, ma poi siamo andati tutti insieme, abbiamo iniziato a fare i primi pacchi e anche a portarli. All'inizio li portavamo noi, poi dopo la Protezione Civile si è incaricata lei, perché comunque aveva i mezzi adatti a disposizione, per poter recapitare i pacchi a chi ne aveva bisogno in breve tempo possibile. E da lì. Luigi, da questa tua esperienza, da quella dei tuoi amici, cioè, se ci puoi raccontare, diciamo, un episodio o una riflessione che avete fatto, che è bello condividere. Sì, all'inizio, quando eravamo noi, ad esempio, a consegnare i pacchi, ci siamo trovati proprio a contatto con delle realtà molto difficili. Ci sono state persone che si sono commosse quando abbiamo bussato alle loro case e ci siamo presentati come volontari che erano lì per donare un pacco alimentare. Abbiamo percepito che alcune persone pensavano di essere proprio dimenticate da tutti in un momento molto difficile. E abbiamo raggiunto proprio posti veramente dimenticati e questo ci ha dato proprio la forza. In un primo momento ci siamo anche un po' abbattuti perché abbiamo capito che stavamo andando a toccare un problema che era molto grande, però questo ci ha dato proprio la forza di continuare e di coinvolgere sempre più persone, quindi sia volontari, sia persone che hanno donato e sia attività commerciali che hanno messo a disposizione la loro solidarietà senza, diciamo, senza battere ciglio, quindi senza fidandosi solamente di noi e di quello che stavamo facendo. E invece in tutto questo, quali sono invece le cose, una cosa che voi ritenete proprio che, diciamo, non va e che bisognerebbe migliorare? Beh, diciamo che a prescindere da tutto, bisognerebbe in certi territori
avere una maggiore presenza delle istituzioni. Ci sono dei territori che veramente è come se non fossero collegati alla realtà. E in alcuni casi, soprattutto come in un'emergenza come questa, hanno proprio sentito di essere abbandonati. Quindi quando siamo arrivati noi, per loro era come se fosse arrivata una manna dal cielo. Non deve essere così, perché soprattutto nei momenti difficili nessuno deve essere dimenticato. Perché oggi ci siamo noi volontari, però noi vogliamo che domani ci siano le istituzioni su questi territori. E tra volontari, diciamo che lavorano da casa e che coordinano le attività e quelli che materialmente poi agiscono, più o meno quante persone avete coinvolto? Ad oggi penso che ne siamo più di una ventina. Abbiamo messo i nostri mezzi a disposizione, sia da casa che proprio mezzi di locomozione, quindi le nostre macchine. Ci siamo anche un po' arrangiati, diciamo. Però sì, ne eravamo pochissimi all'inizio, però poi piano piano le persone hanno iniziato a capire che era fondamentale dare il proprio contributo. E chi lo ha fatto per un giorno, chi continua a farlo, chi lo fa magari solo postando una foto, una locandina su un social, continuano comunque ad essere presenti tutti quanti e ne sono sempre di più. Io ho avuto persone che mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma come possiamo fare a metterci a disposizione? Come possiamo dare il nostro contributo? Quindi la risposta della cittadinanza flegrea tutta è stata pronta, è stata forte, cioè, nessuno, diciamo, ci sono stati tutti vicino e tutti si sono fatti coinvolgere indistintamente. Voi avete preparato pure dei volantini in dialetto per arrivare in Sì, maniera più diretta. dall'iniziativa del Carrello Solidale ne stiamo mettendo in atto altre. Una fondamentale, soprattutto in questa fase, che è la fase 2, è quella proprio di cercare di arrivare alle persone nel modo più semplice, anche sdrammatizzando un po', tra l'altro. Abbiamo fatto queste locandine, altri volontari che lavorano in regia hanno creato queste locandine in napoletano su quelli che sono i dispositivi di sicurezza, quando metterli, qual è la distanza da mantenere, facendo anche, diciamo, riferimento al buon senso di ogni singolo cittadino. E noi diciamo, faremo in modo anche di cercare di consegnare a chi ne ha bisogno le mascherine, perché magari non riesce ad averle, non le può comprare, è in difficoltà. Cercheremo noi nel nostro piccolo, perché poi comunque abbiamo creato dei fondo cassa, diciamo, ci siamo tra virgolette attrezzati per tante cose, e distribuiremo anche noi delle mascherine a chi ne avrà bisogno, nell'attesa che poi tutti ne possano entrare in possesso. Luigi, l'ultima cosa, in base anche a questa esperienza che avete fatto in questi mesi, in questi 2 mesi, cosa ti senti di dire alla cittadinanza in questa fase molto particolare? Siamo nella fase 2. Insomma, co i consigli, ecco, che vorresti dare ai tuoi concittadini? Allora, appunto, il primo è quello di non mollare. È un momento difficile e non si deve mollare. Secondo, di fare attenzione e di rispettare le regole, perché siamo nella seconda fase, quindi non ne siamo usciti ancora. E quindi frenare un po' gli entusiasmi, restare sempre lucidi e capire che se ci sono delle regole da rispettare, lo si deve fare per il bene proprio e per quello degli altri, in modo tale da uscirne quantomeno prima e in modo più veloce. Grazie Luigi e ringrazia da parte nostra, mia e Salvatore Basile alla regia, ringrazia tutti i ragazzi che stanno contribuendo a questa bellissima esperienza di solidarietà con voi di Pozzuoli Solidale. Grazie, alla prossima. Grazie e buona serata.